Siamo già collegati? Benissimo. Adesso presentiamo il programma delle attività per queste festività natalizie in occasione del Capodanno, perché come molti ricordano il 24 di novembre abbiamo acceso le luci, abbiamo illuminato l'albero di Natale nella piazza centrale di Taormina e nei giorni successivi abbiamo completato tutti gli arredi, tutti gli addobbi natalizi. Adesso in questa settimana si avviano le attività di spettacolo, di intrattenimento, di attività culturali che l'assessore Andrea Carpita e l'assessore Francesca Gullotta adesso presenteranno. Prego Andrea. Intanto, come diceva il sindaco, manca soltanto la fine del completamento di alcuni addobbi del Natale e mancano ancora degli alberi sul Trampidello, però spero nonostante tutto di aver fatto diciamo un buon lavoro, però ripeto, poi queste sono cose che comunque uno può andare anche a migliorare nel tempo e cercare comunque di accontentare tutti, anche se è sempre difficile accontentare tutti. Però per questo volevo ringraziare che l'ultima volta magari col sindaco, non per dimenticanza, perché quando parliamo di associazione commerciante parliamo di tutti, ma volevo sottolineare ringraziando l'associazione imprenditori per Taormina che ci hanno donato 100 alberelli sulle vie del Corso Umberto, che hanno cercato anche di allestire, hanno messo le palle di Natale, ora stanno cercando di mettere delle luci e quindi volevo ringraziare loro perché si stanno attivando molto e in più nel programma di Natale che da oggi potete trovare sia sui social che presenteremo anche con delle condine, manifesti, quindi per tutte le città, sia di Taormina che nelle frazioni. Volevo ringraziare appunto l'associazione imprenditori perché dedicheranno anche una tombolata per gli anziani al Palazzo Calanna, mi sembra che il 15 dicembre. Il 16 dicembre invece ci sarà l'altra tombolata offerta dell'eccezione invece della British Farm. Mi preme sottolineare intanto che l'organizzazione del programma di Natale è partita da metà settembre e infatti volevo ringraziare tutte le associazioni che ci hanno dato attraverso le loro richieste comunque una mano per realizzare diciamo, il programma quest'anno. Quindi ci saranno degli spettacoli teatrali, se non sbaglio il primo degli spettacoli teatrali è quella delle associazioni di associazione Centro Studi della Loro Cultura che lo faranno il 22 e il 23 dicembre al Palazzo dei Congressi, ma ci saranno anche degli spettacoli a livello anche di lirica, di danza soprattutto con le due associazioni di danza di Taormina, una è il Gymnasium che si trova a Bruderi e a Trappivello e l'altra è la sezione di danza classica di Taormina che si esibiranno il 16 e il 18 di dicembre, mi sembra, il 19 e il 21 dicembre. E il programma comunque lo possono vedere un po' tutti. Mi preme anche ringraziare Taormina Arte perché il 2 gennaio faranno un concerto al Teatro Greco di mattina e sarà un concerto diciamo, molto bello perché il Teatro Greco verrà anche addobbato anche lì con tutti gli addobbi natalizi con ingresso gratuito. C'è anche un altro spettacolo teatrale molto importante che è quello del, come dicevo prima, oltre alla sezione culturale c'è il Natale Taormina in Canto che è l'associazione quella di Faraci, diciamo che ringrazio anche il consigliere Faraci perché mi è stato vicino all'organizzazione del programma di Natale, ma ci sarà il comitato Festività Popolari che Taormina in Canto Natalizio che il giorno 30 faranno lo spettacolo come sempre teatrale e il 5 gennaio ci sarà invece l'associazione Taomiros che sempre lo farà al Palazzo dei Congressi alle 9:15. Parlando sempre di teatro mi sembra opportuno comunque ringraziare anche Loverso perché ci donerà il 20 dicembre con uno nessuno 100.000 quindi Pirandello di mattina per gli alunni delle scuole e di sera lo faranno invece per tutto. E invece il 6 gennaio faranno Metamorfosi, quindi Ovidio, sempre però soltanto la sera. Mi fa piacere anche sottolineato con l'impegno dell'assessore Gullotta che abbiamo coinvolto diciamo, tutte le scuole e quindi la mattina del 22 dicembre, se non sbaglio,
ci sarà, no, del 20 dicembre, scusa, ci sarà Lovesso, che è molto, un attore diciamo molto famoso sia in Italia, ma è un attore siciliano che mi preme ringraziare soprattutto per averci donato diciamo la propria professionalità, ecco questo. Dico, ci sono tante altre cose, non voglio dilungarmi, non voglio dimenticarmi di nessuno, ma ringrazio comunque veramente le associazioni che ci sono state vicino, perché hanno dato modo comunque che tutto questo programma venga realizzato. Spero comunque, ripeto anche qui, di non aver deluso nessuno e di cercare di accontentare tutti, ma noi ce la mettiamo sempre tutta, e spero comunque che, auguro comunque soprattutto invece un buon Natale a tutti i nostri cittadini, sperando che comunque verranno in questi spettacoli e parteciperanno in maniera famosa, diciamo. Bene, Francesca. Sì, allora, avete visto, avete ascoltato, è un cartellone molto ricco, molto versatile, sicuramente frutto di una collaborazione collettiva, perché l'amministrazione comunale in questa occasione non è stata da sola, ha avuto il sostegno e l'aiuto del mondo delle associazioni, delle forze imprenditoriali e naturalmente anche si è arricchita di quello spirito che i taorminesi hanno, e siamo qui in una sede prestigiosa. Stasera abbiamo riaperto il museo etnoantropologico, dove c'è una bellissima collezione Panarello, e questo già è un primo segnale che noi vogliamo dare ai taorminesi, ma nel contempo ai turisti che in occasione delle festività saranno sicuramente numerose. Dal punto di vista più squisitamente culturale, comincerei con la musica. Abbiamo l'orchestra Plettro, il concerto ormai è una consuetudine, l'orchestra Plettro è il fiore all'occhiello della città di Taormina, però non poteva mancare anche il corpo bandistico, quindi anche la banda farà il suo concerto, e poi naturalmente sì, ci sono i giovani, ci sono i ragazzi, perché il nostro istituto comprensivo ha un'orchestra bellissima, e anch'essi faranno, questi ragazzi chiaramente con i maestri che li hanno preparati, un concerto che sarà chiaramente ad ingresso gratuito, come tutte le attività che troverete nel cartellone. Dal punto di vista più squisitamente diciamo culturale, nel senso di mostre, abbiamo pensato di tirare un fil rouge, cioè un filo unitario che potesse in qualche modo legare queste tre mostre di cui adesso vi parlo. Io insieme agli altri abbiamo pensato di far partire la mostra sugli Incunapoli e sulle Cinquecentine, proprio per far vedere quello che è il tesoro della città di Taormina. Questa mostra sarà chiaramente fruita dai taorminesi, ma comunque aperta ai turisti. Finalmente apriamo al pubblico la sala Giovanni di Giovanni, dove esisteva sulla carta il museo diffuso, che comunque non era ancora attivo. Troverete dal 15 dicembre fino a settembre del 2019 questi testi che sono chiaramente un tesoro importante. Questa mostra però, va detto, è il risultato di una collaborazione attiva con la sovrintendenza di Messina, con la sezione Beni Librari, perché tutte le didascalie, ma comunque anche diciamo i documenti, la scelta dei libri, che saranno 40, ma anche i pannelli espositivi sono stati curati dalla sezione 6 Beni Librari. E come potrete vedere c'è una significativa componente scientifica, perché abbiamo voluto dimostrare come l'incunabulo, cioè il libro in culla, dopo la stampa, l'invenzione della stampa di Gutenberg, si sia poi arricchito via via di tante altre possibilità appunto bibliografiche. E poi, proprio per continuare quel filo unitario di cui vi dicevo, abbiamo pensato che Taormina dovesse rappresentare la Sicilia, per questo abbiamo scelto una mostra fotografica che si intitola praticamente Obiettivo Sicilia, i volti, i racconti e anche i luoghi più importanti che i fotografi taorminesi
nell'arco di tanti anni hanno visitato e hanno voluto immortalare. Infatti inaugureremo questa mostra il 14 dicembre presso la ex chiesa del Carmine e, come avrete modo di vedere, ecco lì c'è la Sicilia con tutte le sue mille sfaccettature. E uscendo fuori, diciamo, dai confini della Sicilia, ho pensato che non poteva non essere ricordato l'anniversario importantissimo, e quindi ci siamo aperti praticamente al mondo ricordando il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sottoscritta il 10 dicembre del 1948, che noi ricorderemo attraverso una collaborazione con Benjamin Hart, che ci offre un artista, i lavori, diciamo, di un'artista persiana, proprio perché abbiamo pensato all'Iran come ad uno stato dove i diritti umani non sono ancora del tutto rispettati. Questa mostra sarà presso il Palazzo Duque di Santo Stefano, inaugurata domenica 16 dicembre fino all'8 gennaio. Quindi, ecco, come ho voluto, insomma, dire brevemente, si parte da Taormina, si passa attraverso la Sicilia e si guarda al mondo, proprio perché Taormina è comunque una realtà cosmopolita e non poteva non per il Natale, ma non solo per il Natale, avere questa visione, diciamo, prospettica. Quindi siete tutti invitati. E il 4 gennaio, mi suggerisce bene, mi ricorda l'assessore Carpita, proprio per uno spirito di solidarietà che dobbiamo comunque alla signora Isabella Bambara, tutti gli anziani di Taormina saranno ospiti dell'Hotel Diodoro, proprio perché la festa della terza età è ormai una consuetudine qui a Taormina, quindi anche quest'anno, per la generosità naturalmente del gruppo Guys Hotel e quindi della signora Bambara, ci sarà questa festa alle ore 20, ribadisco, frutto della generosità e quindi del senso, diciamo, anche di solidarietà che i taorminesi hanno e quindi mettono a servizio di chi naturalmente è magari meno fortunato, o anche per semplice spirito, diciamo così, di divertimento, per ricordare il Natale e il Capodanno. Il ringraziamento che voglio fare è naturalmente per tutti coloro che si sono prodigati per la stesura di questo programma, per tutti i miei colleghi assessori, ma soprattutto per il signor sindaco, perché se lui non avesse, come dire, dato a noi questa possibilità e questa fiducia, noi non avremmo sicuramente potuto realizzare. Ci tengo anche a dire che tutto quello che finora è stato fatto è il frutto di un'attività, diciamo così, veramente volta al risparmio, quindi frutto della collaborazione di tutti. E quindi cosa dire se non buon Natale, buone feste e speriamo che il 2019 sia foriero di cose buone, di queste cose buone tutti abbiamo bisogno. Grazie. Sì, adesso Andrea deve aggiungere alcune cose che perché non, diciamo, l'elenco è lunghissimo delle iniziative, quindi qualcuna di queste salta, ma come è stato già detto pubblicheremo il programma completo proprio su questa pagina Facebook del Comune di Taormina. Volevo aggiungere che a proposito del cenno che faceva Francesca sul bilancio e sulla spesa, che come tutti sanno il Comune di Taormina ha delle difficoltà dal punto di vista finanziario, e quindi magari qualcuno pensa che queste siano spese non necessarie, superflue. Noi pensiamo il contrario, che siano invece delle spese ben fatte, perché sono un investimento sulla cultura, sono un investimento sull'intrattenimento dei cittadini, sulla loro crescita, e investire sulle persone è forse la cosa più importante che c'è oggi in un clima di grande difficoltà e di crisi. Noi non abbiamo potuto stanziare una somma altissima, stiamo facendo un po' del nostro meglio con
con gli stessi soldi che sono stati spesi negli ultimi anni, abbiamo cercato di coinvolgere amici, persone, comunque amanti di Taormina e taorminesi stessi, proprio per cercare di arricchire questo programma. L'impegno che prendo è che alla fine di questo periodo, dopo il 6-7 di gennaio, noi pubblicheremo la spesa con le singole voci di tutto ciò che è stato fatto, in modo che i cittadini possano con trasparenza controllare e farsi un'idea sul fatto che siano stati spesi bene questi soldi o viceversa siano stati spesi male. Quindi, oltre al giudizio sulle attività, mi piacerebbe avere anche un giudizio sull'impegno finanziario che è a carico del bilancio del comune, quindi a carico di tutti i cittadini, non è una cosa nostra. Aggiungiamo questa, no, non volevo dimenticare, perché dico, il Natale parliamo anche soprattutto di bambini, quindi volevo dire anche che il 15 e 30 dicembre avremo il Babbo Natale che comunque sarà sul Corso Umberto, quindi per cercare di coinvolgere. È quello vero, E poi invece il 21, 22 e 23 dicembre al sempre Rodeo di Odoro ci sarà l'associazione delle mamme astronaute che faranno il villaggio di Babbo Natale, quindi anche lì sono delle cose che comunque in comune abbiamo cercato di coinvolgere insieme anche con loro, e soprattutto anche volevo ringraziare i tre parroci che ci sono qui, quindi padre Carmelo, padre Tonino e padre Pino di Mazzeo, perché diciamo anche lì il presepe di Mazzeo fa il presepe vivente, che comunque a Trabidello padre Tonino sta riscuotendo molto successo, già se non sbaglio è la 15ª edizione, e padre Carmelo con questi concerti che faremo sia fra la chiesa di Santa Caterina e la chiesa del Duomo, concerti lirici, quindi dove ci sarà anche c'è il piccolo coro Don Bosco, ci sarà mi sembra il 30 gennaio Laura Lorè, Antonello Donne e Dario Miano che faranno un altro spettacolo, i Pellitteri, ci sarà comunque un programma abbastanza ricco, non voglio dimenticare nessuno, e poi soprattutto il 31 dicembre, quindi il countdown che sarebbe l'ultimo giorno dell'anno, che in Piazza Nuova Aurelia come ogni anno ci sarà il countdown, e quindi anche lì chiedo anche la massima partecipazione. Ritorno a rinnovare i miei auguri di Natale a tutti e ringrazio il sindaco in primis, ma tutta l'amministrazione e tutti i consiglieri comunali per diciamo, l'aiuto che ogni giorno danno, perché molte volte veramente mi sento di essere parte di una squadra e tutti insieme spero comunque di portare avanti quello che è il nostro progetto del sindaco e di tutti noi. Bene, per chiudere mi permetto di segnalare tre appuntamenti. Il primo è sabato 15 dicembre, lo diceva Francesca, l'inaugurazione di una importantissima mostra per Taormina alla Biblioteca Comunale con questi testi del 400 e del 500. È una iniziativa in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, che ringraziamo naturalmente, e che avrà una proiezione temporale fino al mese di settembre 2019, quindi una mostra molto impegnativa, e sono sicuro che sarà sempre molto visitata, soprattutto da coloro i quali vogliono conoscere la Sicilia meglio e la storia e la cultura di questa regione. Il secondo importante appuntamento, ne parlava Andrea, è quello con Enrico Loverso, l'attore palermitano, che sta riscuotendo grande successo in tutto per lo scrittore e per il testo, è qualcosa che rende la Sicilia famosa nel mondo. Come si farà nella Sala Grande, che contiene 900... Io qui mi rivolgo soprattutto agli amici di Messina, di Catania, dei paesi vicini, perché è un'occasione vederlo a Taormina mentre sta girando d'Italia. Terzo appuntamento è quello del 24 sera, la vigilia, è sempre stato un momento tradizionale fin dalla fine dell'Ottocento, l'accensione dei fuochi che quest'anno coinvolge